Ciao ragazzi e benvenuti su Mages of Lotus. Oggi vi presentiamo la nostra rubrica MTG Investments, nella quale parleremo di come investire in Magic. E appunto, visto che è l'inizio, iniziamo con le basi. Ok, allora, la prima cosa da spiegare per investire in Magic è la rarità delle carte, che sembrerà una cosa scontata. Partendo dalla più bassa, comune, troviamo le carte comuni, le carte non comuni, le rare e le mitiche. Allora, le mitiche sono state introdotte all'incirca nel 2005-2006 Sì, con Shard Ovalara. con Shard of Alara, e questo ha portato un incremento dei prezzi delle carte mitiche perché si trovano con meno frequenza nelle Esatto. bustine. Fate conto che in un box medio si aprono all'incirca 4-5 mitiche, mentre le rare sono tutte le altre, quindi parliamo di 30, 31, 32. Prima di Shard of Alara invece era 36 rare, Sì, non c'era questa tutto raro. divisione. E quindi ci possiamo arrivare tranquillamente che è un allungare la reperibilità di una carta che fa sì che il prezzo si alzi. Esattamente. Ma quindi come quali sono i fattori che incidono di più su un prezzo della carta, oltre che Allora, la rarità? la rarità è sicuramente importante, poi la reperibilità della carta, quindi quante copie vengono messe in giro. Ogni box e ogni espansione ha una sorta di tiratura. Ci sono alcune espansioni speciali che hanno una tiratura molto bassa, quindi nel momento in cui verranno tanto richieste dal mercato, il prezzo delle carte all'interno si alzerà. Quindi per esempio i box come Mordor Rides, queste cose così che sono tiratura limitata. Sì, sono dei premium box che possono essere presi solo dai negozi VPN, quindi negozi affiliati alla Wizard. E di solito di questi set qua le copie in giro non sono tantissime. Per esempio, abbiamo visto adesso con Dayspara Remastered, il set è praticamente limitato. Hanno fatto una monostampa nelle fabbriche. E quindi già lievitato. Sì. Altri fattori possono essere la giocabilità, ovviamente. Quanto più giocata una carta, in quante più copie, in quanti più formati. È quello che conta. Sì, perché a quel punto aumenta proprio la domanda. Sì, perché una carta che viene giocata solo uno per in Commander è bassa, quindi che non ha giocabilità in altri formati, sicuramente non potrà raggiungere dei prezzi così assurdi. No. Mentre invece una carta che si gioca uno per in Commander, tre per in Legacy, tre per in Modern, sicuramente potrà raggiungere dei prezzi molto alti. E allora, in questo caso possiamo parlare sia di carte che si giocano, quindi che si giocano in tante liste di mazzi, quindi hanno un valore per la giocabilità, ok? E sia carte che hanno un valore collezionistico. Le carte che hanno un valore collezionistico magari non hanno una grande giocabilità, ma hanno comunque un valore alto perché sono iconiche. Possiamo dire, per esempio, le carte dell'Holiday Gift che regalano ai negozi ogni Natale. Per esempio, alcune di quelle sono arrivate a valere anche 100 euro. E sono carte non legali in nessun formato. Sì, sono Quindi, solo per bellezza. sì, collezionismo puro. E allora, andando su questo argomento qua, una delle macro categorie più importanti è la Reserved List. Ovviamente. Sono all'incirca, non lo so, 500-600 carte all'incirca, che non, sono praticamente tutte rare, 98% rare, e che la Wizard ha già annunciato che non potranno mai essere ristampate. E questo dà un valore alla carta unico. Sì, non tornerà mai più. No, non ci sarà mai la stessa carta ristampata con lo stesso nome. Questo invece accade con tutte le altre carte di valore e di giocabilità che Sì. ci sono in Magic. Per dirne una, Tau Sides, Ruba Pensieri, che è una carta che a costo 1 ci permette di scartare una carta dalla mano dell'avversario, è una carta fortissima che è stata ristampata 5-6 volte, Sì. 7. E questo con le carte di Reserve List non può succedere. Nelle carte di Reserve List ci sono appunto tante rare vecchie delle prime espansioni e una buona parte non hanno una grossa giocabilità, quindi hanno un valore solo collezionistico e si assestano dai 1, 2, 10, 12, 15 euro, quelle col valore collezionistico. Ma dov'è che veramente arriviamo a cifre importanti? È sulle carte che hanno un valore anche di giocabilità. E Sì. possiamo parlare di Tide Spiral, possiamo parlare di mille altre carte, Culla di Igea, Accademia di Tolaria, che è bannata ovunque, va comunque. Quindi tutte queste carte qua sono anche Reserved List, ma sono anche giocate in Legacy, in Sì. In Commander, Commander Vintage. Vintage. Quindi quel tipo di carte là arriva a prezzi veramente assurdi. Sì, anche perché poi tra l'altro un'altra cosa che probabilmente va a influire sul prezzo è l'unicità dell'effetto, perché se quella carta è stata stampata poche volte, ma l'effetto è unico e mi serve proprio perché è davvero fortissimo, io la voglio, la domanda sale, però le copie sono quelle.
Allora, nell'ultimo periodo il formato che si vende di più, e questo ve lo posso assicurare, è Commander. Sì, vero. Commander negli ultimi 5 anni è letteralmente esploso in tutte le sue varianti, dal multiplayer al Centurion, all'MTGO, al Francia, Tutto. qualsiasi bundle, se voi volete giocare a formato, ce l'avete. Sì. Commander ha attirato una marea di giocatori che giocano o con gli amici o in negozio una volta ogni tanto, ma sono friendly. Sì. Sono friendly. Come tra l'altro noi, io e Sì. te, io e Isma giochiamo Commander, però giochiamo Commander Centurion, ma giocato a livello abbastanza friendly. Sì, no, non ultra competitivo, sincero, sicuramente. E allora, i prezzi delle carte di Commander hanno avuto veramente un'impennata negli ultimi anni. Perché noi in Commander abbiamo la possibilità di giocare 99 carte diverse più comandante, e quindi la varietà di carte che vengono giocate in Commander è amplissima. Sì. E tante di queste, essendo giocate in Commander, sono salite molto di prezzo, appunto perché è il formato veramente che si vende di più. Un altro fattore che spinge i prezzi delle carte in alto è la lingua, oltre ovviamente alla condizione. Vabbè, sì, la condizione è sicuro. Una carta in condizioni perfette può arrivare a valere anche 5, 6, 7 volte rispetto a una carta distrutta. No, Quindi non le mie. no, non quelle di Isma che veramente le tratta male. E tra l'altro le carte che vengono aperte, quindi booster fresh, nell'ultimo periodo si usa molto mandarle a gradare, che sarebbe spedirle a società terze che offrono questo servizio, di chiudere la carta in una plastica e mettergli un voto in base a quattro parametri. Questo sta facendo alzare di tanto il prezzo di alcune carte, ovviamente gradate. E come diciamo, l'ultima cosa che incide sui prezzi è la lingua. Ok. Allora, partiamo, nel mondo, no, a noi piace l'Italia, a te piace l'Italia, E certo, mi piace a l'Italia. tutti piace È l'Italia. il paese che amo, cheat. Però non è il centro del mondo, no. il centro del mondo è l'America o l'Inghilterra. Ora come ora mi sa di sì. No, E in Cina avrebbero da ma ridire. potrebbero ridirne, effettivamente. Ma non andiamo sul politico, sennò poi ci Vabbè, bannano già e siamo solo all'inizio del canale. siamo amici di tutti. Amici. Allora, le lingue meno apprezzate, ma meno in assoluto, di quelle in cui vengono stampate le carte di Magic sono portoghese, spagnolo e italiano. Sì. Sono le tre lingue che, e questo va a incidere purtroppo anche sui prezzi. Cioè, se noi abbiamo una carta in spagnolo, varrà meno della versione in inglese. Sì. Questo è quasi sempre. E arrivano a valere anche 3 volte di più. Non sto scherzando. E troviamo quindi portoghese, spagnolo e italiano, poi francese e tedesco. Che i francesi sono molto nazionalisti, quindi le carte in francesi a volte valgono molto poco, ma altre volte invece essendo molto, molto richieste possono Sì. salire di Esatto. prezzo. E poi troviamo cinese e infine russo, coreano e giapponese, Che sono quelle che valgono di più, che sono invece. quelle che valgono di più. Con l'inglese, spesso vale molto di più, a volte no, ma spesso sì. Ok. E le coreane è veramente difficile, son difficili da reperire. Purtroppo la Una coreana tiratura molto sì, limitata. limitatissima direi, e sono per me veramente veramente belli. E allora, l'ultima cosa che una cosa recente aggiunta di recente che ha dato la possibilità di guadagnare dei soldi in Magic sono i collector booster, che sono dei prodotti, delle bustine sigillate dove dentro andremo a trovare per la maggior parte carte foil rare o mitiche, comuni, non comuni, ma sono tutte foil praticamente, Sì. tranne due o tre. E in questi prodotti sono state introdotte le versioni full art senza il bordo. Queste versioni hanno una tiratura veramente bassa, Sì, soprattutto molto delle rare. mitiche. Le mitiche sono veramente veramente rare e tendono a salire molto, quelle soprattutto giocate in Commander o nei Sì. formati comunque come Modern o Legacy. E quelli sono un altro buon posto dove investire, soprattutto nei primi mesi dell'uscita Sì, dell'espansione. perché tendono ad avere un prezzo più bassino. Facciamo l'esempio classico di Uro o la Sky Clip Apparition. La Sky Clip Apparition è uscita full art foil a 8 euro ed è andata presto in inglese a valerne 25-30. Esatto. Adesso si è stabilizzata sui 20. Sì, sta avendo un leggero calo solo per la ristampa dei Challenger's Deck. Certo. E allora, questa è la prima infarinatura che vogliamo dare sugli investimenti in Magic. Nei prossimi episodi vi parleremo di investimenti più precisi, quindi Sì, o proprio, carte o esatto. tipologie di carte. E vi ringraziamo tantissimo. Lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale. Commentate. Commentate, qui vi rispondiamo. E seguiteci su tutti i social.
esistenti. Esistenti. Facebook, TikTok, Sì, ovunque. Twitter. Ci manca Sì. giusto VK e basta. Adesso ci chiudono, Esatto, veramente. ci bannano per davvero. Un saluto, ciao Ciao e e buon Magic. grazie.